L'anno scorso ho conosciuto Gattoni, nel senso personalmente, le persone, la proprietà, il direttore artistico, e penso che sia stato un bellissimo incontro e un ottimo matrimonio. Abbiamo deciso subito di fare un prodotto semplice, essenziale, minimale e anche, vorrei dire, democratico, perché ho disegnato in passato tanti rubinetti nel settore lusso ed extra lusso, però crescendo, diciamo, a livello professionale, ritengo che la bellezza deve essere anche data a tutte le persone, anche a quelli che non possono permettersi di spendere 1.000 o 1.200 euro per un prodotto. E quindi la ricerca è stata indirizzata subito con Gattoni in questa direttrice. Chiaramente vedendolo sembra un normalissimo rubinetto, però se iniziate a vedere le dimensioni, le proporzioni, le forme snelle, le soluzioni tecniche adottate per nascondere i pezzi meccanici all'interno, potete capire che alla fine la bellezza in questo caso è legata a una sottrazione di forma e di volume. Il punto di colore era una cosa a cui io tenevo molto e loro sono stati subito, diciamo, contenti di questo dettaglio. Sono circa 10 anni che lo propongo a tutte le rubinetterie, nessuno l'ha mai voluto fare e infatti sono molto contento dopo 10 anni di mettere il colore in un rubinetto. Sono qui a presentare il prodotto che ha disegnato per Gattoni Rubinetterie l'architetto Luca Scacchetti. La nuova collezione si chiama Intersezioni ed è una collezione che cerca di unire un classico e un contemporaneo. Ha delle forme arrotondate tipiche della tradizione ottocentesca, unite a quello che è il minimalismo del design contemporaneo, quindi delle linee molto secche e molto spigolose. Il primo progetto che presentiamo qui a Bologna è la serie Fly di Pietro Gaeta, che purtroppo non può essere presente con noi altri oggi. Come tutti i prodotti che noi produciamo, li produciamo in un modo abbastanza particolare. Il prodotto è auspicabile che venga venduto in tutti i mercati, non solo sul nazionale ma all'internazionale e anche al mondo dei contract.